Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come si prepara la stampante e purtroppo dovete vedere anche me perché essendo un pacco grande ho dovuto allontanare la telecamera. Non fate caso a me, guardate la stampante. Quindi vi faccio vedere quello che contiene la scatola. Vi faccio vedere come si inizia in pratica, poi faremo un piccolo progetto per farvi vedere quello che riesce a fare. Poi magari andando avanti facciamo altri video. Dunque, la scatola, ora la metto a terra. Nella scatola qui trovate questa è la piattaforma, diciamo l'area di lavoro. Questo sarà l'adesivo dove verrà messo qua sopra, poi vi faccio vedere, in modo che quando mettiamo il nostro lavoro sia più stabile. Poi abbiamo un filamento. Abbiamo la riduzione, questa è la spatolina da togliere qualora si attaccasse alla base, ci aiutiamo con questa, non so se si vede, faccio vedere. Questa qua, vedete? Poi qui dentro abbiamo le chiavi e abbiamo la chiave perché va aperta con la chiave lo sportellino. Poi abbiamo tre tipi di file. Dunque, questo è quello che va collegato al computer. Questa sarebbe la spina americana che a noi non serve, quindi nella riduzione dobbiamo mettere questa e verrà attaccata qui, un po' come le altre cameo. Ah, poi abbiamo questa cannuccia che verrà inserito il filo dentro per poi metterla nella stampante, ma poi vi dirò come fare. Ora metto le chiavi qua dentro e abbiamo infine questo che è il portafilo per i filamenti. Ora andiamo a togliere stampante ed ecco qua. La nostra 3D, vedete? Adesso abbasso un attimo la videocamera. Ok, ecco qua. Togliamo tutto. Qui vi viene scritto dove andare a scaricare il software, ma io vi ho fatto già il video ieri per appunto il software per la 3D. Poi dobbiamo togliere tutti gli imballaggi che sono dentro, quindi prendiamo la nostra chiave e apriamo. Vedete? E dobbiamo togliere questi imballaggi. Ora prendo le forbici. Anzi, prendo la pinzetta.
Non vorrei rompere niente. Ecco qua. Vedete, abbiamo tolto tutti gli imballaggi. Allora, questa è la nostra area di lavoro. Come vedete, l'adesivo ce l'ha già la cartina e serve per, come ho detto prima, per far attaccare bene il disegno e non farlo muovere, che poi ci serve la spatola per rimuoverlo. Qui abbiamo altri adesivi, vedete, che quando è rovinato questo, dobbiamo inserire questi. Togliamo quello e ne mettiamo uno nuovo. E qui dentro ce ne sono circa 1, 2, 3, 4, 5. E andrà messo, come vedete, qua. Vedete, dovete metterlo con lo sbecchetto qui in modo che venga perfetto, vedete così. Ora c'è, quindi non dobbiamo metterlo inizialmente. Bene, ora vi dico come inserire il filo e vedere diciamo le impostazioni basi per iniziare a lavorare con la nostra stampante 3D. Ho cambiato posizione, scusate la poca luce e devo tenere la videocamera in mano. Purtroppo devo ancora farmi il posto per lavorare. Allora, abbiamo detto, qui abbiamo la chiave per aprire lo sportellino. E andiamo a vedere come iniziare a mettere i nostri elementi dentro alla stampante per far sì che inizi a lavorare. Abbiamo detto che questa è la piattaforma, non c'è bisogno di mettere nulla sopra perché il dischetto già è compreso. Questa scanellatura che vedete andrà messa in questa scanellatura qua, vedete? E qui ci sono i due perni che tiene fermo la nostra base, quindi dovrà essere inserita in questo modo qua, vedete? Devo far combaciare la scanellatura qua e facciamo aderire bene alla base, vedete? Ok, ora prima di inserire il filo e quant'altro dobbiamo calibrare la macchina. E come si fa? Dobbiamo prendere un foglio A4, dividerlo a metà e inserire poi nella base. Questo è un foglio A4 diviso a metà, lo inserirò in questo modo. Metterà a fuoco. Ok, vedete qui verrà inserita. E ora dal PC dobbiamo andare nel software e vi faccio vedere come. Bene, ora siamo nel software e dobbiamo andare a fare la calibrazione dell'alta. Come si fa? Semplicissimo, andiamo in 3D Print e avete questa finestra. Abbiamo queste tre icone, vedete? Se clicchiamo qui vi dice come si infila il filamento. E vediamo il procedimento. Diciamo che ti fa un controllo manuale, ma a noi ora interessa come fare la calibrazione, quindi dobbiamo cliccare nell'icona del mezzo ed ecco qua, questa è la parte per la calibrazione. Vi ricordate il foglio che vi ho detto? Era una 4 tagliarla a metà perché dobbiamo posizionarlo in questa maniera e ora andremo a vedere quello che succede. Intanto accendo anche la videocamera così vi faccio vedere e purtroppo vedrete un po' di movimento perché la tengo con le mani per farvi vedere bene
da vicino. Io vi ricordo che qui non ho tanta luce, ora ho messo una provvisoria e speriamo che comunque si veda bene. Ora, se noi diamo start, cosa succede? Vediamo. Vedete? La macchina si muove. E io ho messo, come vedete, il mio foglio diviso a metà. Ora andrà a fare i tre punti che vedete anche sullo schermo. Vedete, la carta si deve muovere. Adesso ritornerà al suo posto. Fatto questo, ora andrà su ed ecco. Fatto questo, avete visto che ha fatto i tre punti che vediamo anche qua. Ora dobbiamo, se ci sembrava che la macchina, il foglio sotto scorreva bene, dobbiamo andare a settare queste icone qua. E vi dico subito, in questa videata dovete mettere EASY, clicchiamo qua, poi da questo lato dobbiamo mettere Normal. E quassù hard. Fatto questo, dobbiamo dare next. Qui vi dice che se il foglio scorreva bene, lo lasciamo come sta. Se invece faceva fatica a scorrere perché l'ugello toccava molto la carta. Con la chiavetta che abbiamo nella confezione, dobbiamo stringere questa vite. Ora vi faccio vedere con la videocamera. La vite, vedete, è questa qua. Allora, se dovete stringere, fate un mezzo giro a destra, altrimenti ritornate a sinistra. Ok, fatto questo, diamo next scusate, no, dobbiamo mettere in queste icone qua, normal. No, scusate, easy. E qui vi dice appunto quello che vi ho detto io, se la carta, altrimenti se mettete per dire volete settarla con un cartoncino, dovete allargare un po', quindi dovete inserire la chiavetta e spostare la vite. Ora andiamo a fare il test. Vedete che la macchina ritorna giù. Vedete? Bene, ora non ci resta. Adesso ecco, ritorna al posto di partenza. Ora non ci resta che farvi vedere come si infila la macchina. Poi ci faremo il nostro lavoro.
Ok, ora vi faccio vedere come infiliamo la nostra alta. Spero che vedete bene perché, anzi, proviamo a spegnere questa e lasciare questa che forse vedete meglio e non imbroglia. Allora, qui vedete che abbiamo un passante, io lo chiamo così, e scusate, ok, qui abbiamo un passante da sopra alla macchina. Dobbiamo inserire il nostro filamento. Poi vi ricordate la cannuccia, questa? Scusate, ma tengo la videocamera con la mano ed è un po' un problema. Dobbiamo infilare questo dentro la cannuccia. Dovete inserirla dentro in questo modo qua. Vediamo se si vede. Vedete? Farne uscire un pochettino. Ora, in questa guida, vedete qui, dobbiamo tenere spinto in alto e infilare. Ora, con una mano è molto difficile, ma ci provo. Okay, vedete, io ho infilato anche dentro, vedete, c'è la cannuccia, vedete, deve andare inserita anche quella e spingere bene perché sarà la guida che il filo dovrà andare dentro poi a questa cannuccia qua. Bene, ora andiamo nel software e facciamo il disegno, poi vedremo come il filo entra in questa cannuccia. Bene, ora ci facciamo il nostro, prendiamo la nostra, il nostro disegno che vogliamo realizzare. Questa volta vi faccio vedere un disegno già fatto. Nel prossimo video vi farò un disegno o faremo un'altra cosa con il software della Silhouette Design. Poi importeremo quel file qui e vi faccio vedere quello che poi succede. Per adesso vado nella libreria, vado in quelle che mi hanno dato gratuitamente, ci scegliamo un disegno, facciamo questo che è un puzzle che mi serve, che devo fare delle basi, quindi questo sarà uno stampo a puzzle. Fatto ciò, andiamo in 3D print, anzi guardiamo prima se ci può star bene l'altezza. Nel caso non ci stesse bene, dobbiamo selezionare e da questo punto rosso, scusate, no, questo si restringe da questo, vedete? Lo abbassiamo, lo portiamo in giù. Oppure possiamo farlo più alto, però io penso che questa grandezza qua, poi vedete anche dal di qua le dimensioni, quindi io penso che questa grandezza qua può andare bene. Ok. Andiamo in 3D print, qui sta preparando e vedete, vi dice che per fare questo oggetto ci vuole 1 ora e 21 secondi e useremo 3,55 di filamento. Come sapete, noi usiamo filamenti PLA. Se andiamo in questo menu a tendina, vediamo che abbiamo quello di default, lo standard, alta qualità e questo deduco che voglia dire bassa qualità.
correggetemi se sbaglio. Comunque usiamo dei filamenti, come ho detto, PLA, che sono è un acido polilattico ed è uno dei materiali che vengono più usati per le stampanti 3D, mentre c'è un altro tipo che è in ABS. Però quello che consigliano per molti stampanti è appunto questi. Il PLA, a parte che è economico, è molto resistente e poi è derivato da sostanze vegetali, per esempio l'amido di mais, che non fa cattivo odore mentre noi lavoriamo durante la stampa ed è anche considerato il più compatibile con l'ambiente, cioè è biodegradabile, quindi non inquina. Necessita di un piano riscaldato e quindi è più compatibile anche con le stampanti più economiche, appunto prive di piano riscaldato, e comporta un consumo di energia per la stampa minore di quello che si usa per appunto l'ABS. Infatti è quello per me migliore. Una cosa che è a sfavore, che perché proprio sono, per quanto sono biodegradabili, il PLA è un po' soggetto a deterioramento dovuto all'assorbimento dell'umidità e alla sensibilità dei raggi UV. Quindi andrebbero utilizzati entro 6 mesi dall'acquisto. Quindi, cioè, se prendiamo dei filamenti, sapete che di non lasciarlo lì tanto. Per me è una buona qualità ed è un materiale che si presta molto. Io ho fatto degli stampi, per esempio, e mi piacciono tantissimo. Prima di concludere, però, volevo dirvi una cosa. Quando finite di stampare, io consiglio di ritirare il filamento almeno di 2-3 mm per evitare che il materiale raffreddi all'interno dell'ugello, anche se nella nostra confezione, se vi ricordate, abbiamo uno spillino che serve proprio per pulire. Però io sono dell'idea che è sempre meglio togliere il filo appena finito. Io l'ho fatto, poi voi vedete voi. Bene, detto questo e spiegato un po' alla mia maniera, spero che avete capito, passiamo a fare il nostro disegno. Poi vi faccio vedere con la stampante. Allora, questo mi sembra che ci metta abbastanza tempo, quindi lo riduco un pochettino. Vediamo, ridurlo quanto può. Vabbè, anche se ci mettiamo tanto, l'importante è ve lo faccio vedere al lavoro finito, non vi sto a far vedere tutto, perché mi serve, non mi serve tanto piccolo. Ok. Bene, ora adesso mi sta facendo, ecco qua. Quindi, ecco, già l'ho ridotto, è 0,58 minuti e 31. Ora non ci resta che dare print, però adesso vi accendo la videocamera e vi faccio vedere. Quindi, bene, ora vi voglio far vedere, prima di tutto, quando do print. Allora, chiudiamo la nostra, con a chiave, il nostro sportellino. Vediamo ora che io do print quello che succede. Ora si mette in posizione. E dovrebbe scendere il colore. Partita e ora sta facendo il contorno.
E sarà così per 58 minuti. Sta lavorando.
Ed ecco che la macchina ha finito, vedete? È tornata al suo posto. Ok, ora apriamo. Tiriamo fuori il nostro piatto, vedete? Vedete che qui sta attaccato perché così il lavoro è più stabile, vedete? Ora il nostro cutter è finito, prendo, prima di tutto prendo questa, vi ricordate lo spillo, che puliamo l'ugello per vedere se c'è rimasto un po' di roba dentro. Poi mi raccomando, tiriamo fuori un po' di filo, lo tiriamo un attimino. Questo è il lavoro. Guardate, ora lo stacchiamo piano, senza mettiamo un po' in qua. Ecco qua il nostro cutter, bellissimo. Questo è il nostro cutter a forma di puzzle. Io con questo ci farò delle basi per le mie bambole. Vedete? Questa macchina è straordinaria, mi piace perché potete creare tutto quello che volete. Tra l'altro, come vi ho detto, vi insegnerò a fare anche i vostri disegni per poi trasportarli nel software della Silhouette 3D. Io spero di essere stata chiara. Scusate per il video, ma devo cercare il posto dove mettere la stampante e fare in modo che la videocamera si veda meglio. Certi punti l'ho dovuto tenere io in mano proprio perché non sapevo come fare a farvi vedere le cose da vicino per farvele capire meglio. Comunque, spero che apprezzerete lo stesso il video. Noi mettete un mi piace e commentate. Per qualsiasi info mandatemi un messaggio privato o scrivete nel box e io vi saluto al prossimo video. Ciao!